Salve, buongiorno. Sono al point della SICME Energy Gas di Corso Mazzini 101 in compagnia di Giulio Adinolfi, che è un professionista del settore Energy Manager, e Pierluigi Punzi, che è l'amministratore delegato della società. Giulio Adinolfi è un cavese doc, quindi conosce bene il territorio cavese. Qual è il progetto di SICME per Cava? Ha fatto proprio bene a parlare di progetto, perché è proprio quello di cui dobbiamo parlare. In effetti noi nasciamo come una società di consulenti di energia, degli energy manager, degli ingegneri, dei conoscitori della materia. E nel momento in cui ci siamo resi conto che ci stiamo apprestando a vivere una nuova alba, quella del mercato libero, che purtroppo sotto certi aspetti farà scomparire delle garanzie, delle tutele che fino ad ora avevano regolato il mercato dell'energia elettrica intesa come energia e gas, abbiamo deciso proprio da consulenti di sposare questo progetto. Quale progetto? Il progetto di avere comunque un partner commerciale che riesca in questo momento di transizione, in questo momento di confusione, a dare delle linee ferme, ad offrire un servizio completo non soltanto sulle tariffe ma soprattutto sulla consulenza, che è il nostro lavoro, ed essere qualcuno che si riesce a trovare a fianco in ogni momento. Non si tratta soltanto della vendita di un prodotto, ma bensì di un vero e proprio partner che dalla necessità del domestico, che tutti quanti noi viviamo tutti i giorni, fino ad arrivare alla più grande necessità delle grosse attività industriali, è sempre presente e soprattutto ci mette la faccia, c'è di persona concretamente, non è una cometa come tante volte proprio noi del settore siamo stati abituati a vivere, società che vivono nel tempo di una giornata, ma invece qualcuno che si mette al fianco del proprio cliente e lo accompagna lungo tutto il suo percorso. Io mi sento come cavese di sponsorizzare questo progetto, con piacere mettermi a fianco della SICME. Del resto non sono un commerciale, quindi non riuscirei a trasferire un'idea diversa che quella che mi viene dalla mia esperienza professionale. Io parlo poco, amministratore. No, devo dire, Giulio, intanto grazie dalle tue bellissime idee che hai avuto per noi. Intanto grazie a Cava, che ha voluto accogliere anche noi come SICME. Oltretutto considero Cava uno dei borghi più belli d'Italia. Perché essere qui con un point? Il point sposa una logica, di una filosofia di vita della SICME. Siamo presenti in questa provincia con oltre 35 sportelli, in ossequio a due principi a noi molto cari. Il primo principio è che non vogliamo demandare i nostri clienti ad un freddo numero verde, e l'altro è un principio che tu stesso hai detto prima, e noi nel nostro lavoro ci mettiamo la faccia. Avere un point significa offrire un servizio. Questo servizio è un servizio a tutto tondo che abbraccia un'unica parola: energia. Energia non è soltanto quella che si vende, ma anche quella che si attua in campo con il contatto con la gente. Per esempio, vorremmo sponsorizzare e promuovere il servizio dell'energia dell'audit. Oggi, mediante lo studio della bolletta, siamo in grado di elaborare dei piani di efficientamento energetico che possono prevedere nuovi impianti, e parliamo sia di uso domestico che sia di azienda. Questi piani possono portare ad uno buon sviluppo di un progetto, il cui costo la SICME Energy Gas se ne potrebbe fare carico, spalmando il costo dello stesso in numero di rate, tale che il cliente otterrà un vantaggio anche dal punto di vista finanziario, perché la rata del nuovo impianto viene spalmato in una sulla stessa bolletta, facendo in modo che il vantaggio finanziario che il cliente ottiene mediante la ottimizzazione dei propri costi energetici sia superiore al costo della rata stessa. Pertanto il nuovo impianto, che può essere un nuovo impianto di luce a LED, nuove anche caldaie, possono essere superiori all'importo della rata stessa. Pertanto il cliente ottiene il nuovo impianto a costo zero.
questo si può aggiungere anche il servizio dell'energia dell'accoglienza. Questo point è aperto a tutti coloro che hanno bisogno di avere una consulenza gratuita sui propri consumi interni. Pertanto le porte sono aperte non ai clienti SIC, ma all'intera città di Cava. In altro aspetto vorremmo promuovere il settore dell'energia nell'ecoambiente. Siamo molto sensibili a questo elemento e cercheremo di promuovere per la città di Cava un servizio di mobilità mediante mezzi elettrici. Abbiamo il know-how per poterlo fare, perché portiamo in dote un'app che mette in dialogo mediante un server collegato 24 ore al giorno l'utente, il mezzo elettrico e la colonnina elettrica, per fare in modo che l'utente possa dialogare in ogni istante sia col proprio mezzo che sia con la stazione neanche di carica, per programmare la propria già ricarica. Un ulteriore nostro progetto sarà quello anche dell'energia per lo sport. Abbiamo progettato e questo sarà un servizio che offriremo specie al settore degli alberghi, dove nella provincia di Salerno SICME ha dedicato molta attenzione. Nelle spa degli alberghi possono essere installate degli attrezzi sportivi dove il cliente potrà misurare il suo livello di allenamento con una batteria di accumulo, ovvero il mezzo elettrico, che può essere una bicicletta elettrica, una macchina da anche running, potrà essere collegata ad una dinamo, a sua volta collegata ad una batteria, e il livello di allenamento sarà misurato non con i kilocalorie bruciate, ma con i kilowatt prodotti. E pertanto l'emozione è andare via dopo un'ora di allenamento con una batteria carica di energia autoprodotta. Ottimo. Può sembrare scontato, ma è questo che ci ha fatto decidere di entrare in questo progetto e sostenerlo, sponsorizzarlo, proprio perché siamo dei consulenti, cioè vogliamo avere a che fare con chi fa dei fatti e non fa parole. Se ci fate caso, come ci ha colpiti a suo tempo, l'amministratore, il dottor Punzi, non ha parlato assolutamente di tariffe, ma ha parlato bensì di un risparmio di consumi. C'è un'azienda che quindi cerca di risolvere al monte il problema, cercando di far consumare meno e stare vicino al cliente, per riuscire anche a sostenerlo negli acquisti dell'efficientamento delle tecnologie e di efficientamento energetico, aiutare a risparmiare. Quindi non solo con delle ottime tariffe, ma bensì con un efficientamento, con una consulenza di efficientamento sia comportamentale che di tecnologie. Io penso che i cavesi hanno le possibilità di venire a conoscere il point, come giustamente diceva prima il dottor Punzi, a qualsiasi livello, anche soltanto per avere una consulenza gratuita senza alcun interesse particolare da parte dell'azienda a contrattualizzarli o meno. Quindi è una grossa opportunità per Cava e il suo territorio, e anche avvicinarsi proprio a un'educazione vera e propria che occorre, è necessaria, soprattutto visto che ci troviamo, come dicevo prima, all'alba di una nuova era del mercato. Ci troviamo alla nascita finalmente vera e propria del mercato libero. Parliamo di energia, ma il servizio che noi vogliamo offrire è un servizio di una energia che non è detto che debba passare sul filo elettrico, non è detto che debba passare nel tubo del gas metano, ma è una energia che il cliente vuole avvertire, è quella energia che ti fa rendere diverso nei piedi agli altri, che si chiama questa energia dell'amore verso il cliente. E questa è la nostra missione.